preparate tu l'interno, te l'hanno preparato. No, me l'ha fatta zio, io ieri sono stato con Isacco. Siamo ad Ascoli Piceno con il team GT Drift e a questo punto la prima domanda, come descriveste il team e soprattutto quando nasce il team? Allora, il team è nato nel 2021 dagli amici che hanno la stessa passione per questa cosa e praticamente abbiamo deciso di creare questo team per aiutare, agevolare altre persone sia nella guida, perché noi siamo anche istruttori e facciamo corsi di guida, e sia nel dare un approccio a persone nuove con una guida nuova e insegnarle a imparare una tecnica nuova di guida. Siamo appunto ad Ascoli per presentare il team, anche se il team è conosciutissimo. È un evento per far vedere ai ragazzi soprattutto anche questo tipo di guida. Sì, siamo ad Ascoli, Accensione Motori, è un evento che siamo stati invitati e cerchiamo di portare avanti questa nostra disciplina, come diceva Giulio, per migliorare la guida agli altri, insomma, alle altre persone. E la società, il gruppo organizza tanti eventi, ma soprattutto è a porto, è a fianco alle persone con disabilità. Allora, sì, ci piace fare anche del bene e innanzitutto è doveroso ringraziare gli organizzatori di Passione Motori che ci hanno voluto con loro, ci hanno ospitato, ci hanno dato molto spazio e molta visibilità per divulgare questa nostra passione e trasferirla a chi vuole avvicinarsi a una guida estrema, a essere più sicuri in strada e è ovvio che ci piace anche fare del bene. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che il 21 e 22 ottobre, proprio per beneficenza, faremo un evento al Kartodromo Dino Ferrari di Fermo, dove raccoglieremo dei fondi per una bambina più sfortunata di noi, purtroppo. E l'abbiamo già fatta l'anno scorso, abbiamo avuto un'edizione bellissima, piena di gente e ringrazio tutti quelli che avevano partecipato e speriamo fortemente che anche quest'anno ci siano le stesse presenze, perché fare del bene fa bene sempre a tutti. Un team che è stato anche a Mirabilandia e che ha dimostrato comunque di saper fare il drift. Sì, siamo stati scelti per il 25esimo anno di Mirabilandia e abbiamo girato insieme agli stand di Mirabilandia e ci siamo divertiti anche noi in questo evento. Abbiamo tanto citato la parola drift, che poi nasce in Italia questa disciplina. E vogliamo descrivere effettivamente chi non sa che cosa significa? Allora, il drift non è altro che una sbandata controllata in velocità, però non è per questo che è una disciplina comunque che Tazio Nuvolari l'ha inventata lui in epoca e è andata avanti. Praticamente questa sbandata controllata noi cerchiamo di simularla con delle attrezzature che abbiamo dentro la macchina per poter dare anche a questi ragazzi che iniziano a prendere la patente adesso la sicurezza di stare in strada. Questo è quello che a noi piacerebbe. E niente. E ho la domanda più semplice: l'emozione che vedete nelle facce dei ragazzi quando salgono in macchina e inizialmente partono con la titubanza, ma poi arrivano a fermarsi che il sorriso non diciamo 40 denti, ma quel sorriso che contagia. Sì, è verissimo. Noi facciamo i corsi, ribadisco, al Kartodromo Dino Ferrari e comunque sì, quando iniziamo la mattina i ragazzi sono un po' tutti titubanti, insomma, per questa cosa, perché comunque è una cosa nuova che nelle Marche non è proprio diciamo fatta, no? E effettivamente nel primo pomeriggio, perché il nostro corso dura dalla mattina alla sera, e nel primo pomeriggio i ragazzi sono molto soddisfatti e anche noi come istruttori siamo molto soddisfatti di questa cosa. Quindi vi invitiamo a fare corsi.
Vorrei aggiungere che veniamo proprio da una giornata come quella di ieri, dove i disabili, grazie alla loro associazione, hanno fatto una giornata al cartodromo, sempre di No Ferrari, e li hanno fatti girare con i go-kart, ovviamente preparati per loro, e noi ci siamo messi a disposizione proprio per vedere i loro sorrisi sulle loro facce, e li abbiamo portati in pista a fare del drift. E quello che accennavi, cioè questo entusiasmo e questo sorriso, è impagabile per noi, veramente impagabile. E comunque c'è da dire che noi adesso veniamo da un campionato dove io e Roberto abbiamo fatto una gincana organizzata dal nostro vicepresidente Giulio. Siamo campioni italiani Gincana Drift 2023. E niente, cerchiamo di portare avanti questa disciplina al meglio possibile. Sì, ma quello con la stick era perché era recuperato. Vabbè, non capisco più con la stick, era più... Oh, viene il 21. Questo è...